Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Shikoden 5, ci stiamo letteralmente avvicinando alla fine, ragazzi. E dopo aver ripreso il castello, aver riconquistato Dorat, aver combattuto anche a Sebol, perché nel frattempo abbiamo i nostri soldati che stanno combattendo a Sebol, ora l'unica cosa che dovremo fare qui è attraversare praticamente tutta la città per affrontare il boss. Però un secondo, perché dobbiamo sistemare la formazione. Già. Miakis è C, tra l'altro. Quindi messa lì un po' potrebbe avere qualche difficoltà. Vabbè, comunque. Andiamo. Non dovrebbero esserci né forzieri né niente, perché la città dovrebbe essere sempre la stessa, quindi non dovrebbero esserci forzieri, quindi possiamo andare direttamente verso il nostro avversario. Vostra Altezza, il castello è quasi vuoto, gran parte delle truppe nemiche sta tentando di scappare con la flotta di Luger. Sta arrivando Raft Fleet a intercettarli. Mica male, andiamoci a loro, principe. Saltate su, vi porto alla Dahak. Ecco perché c'era per l'appunto lui. Dobbiamo riportare l'unità del generale Novum e dei cavalieri dalla regina e da Lord Godwin. A tutte le navi, sfondate il loro blocco navale, così potremo scappare. La mia nave vi farà strada. Baram, non fatevi avvicinare oltre, usate le frecce di fuoco. Non è ancora finita. Non devono passare, fermateli con la parte laterale della nave. Ammiraglio, puoi farcela, vero? Ma certo. Presto, sono bloccati, è la nostra occasione. Baram, perdonami. Raya è inaffondabile. Non mi lascia altra scelta. Già. Ammiraglio! Allora Baram vuole uno scontro ravvicinato, eh? Fatti vedere, Raya. Sono il tuo ex allievo Baram Luger, capo della Marina Reale di Fadena. Sono venuto per ucciderti. Ma che... Ops. Vostra Altezza? Altezza, vedo che ha preso molto da vostro padre. Conquistare il favore dei cittadini. Sembra che la gente ci abbia voltato le spalle per appoggiare voi. Fa niente. Dobbiamo pensare al futuro, anche se la gente è contro di noi. Dobbiamo preservare il nostro diritto a governare e a mantenere l'ordine per il bene di Falena. Credo fermamente che Lord Godwin sia l'uomo in grado di farlo. Solo lui può salvare Falena. Per Lord Godwin! Sì. Boss fight. Già. Allora, qui possiamo fare attacco cop, che è praticamente... Aspetta, a lui che runa avevo dato? No, vabbè, a lui niente avevo dato. A lui cosa vuole? Ah, grande terra. Cacchio, però giustamente... No, e allora mi conviene fare l'attacco cop. Qui, vabbè, qui non possiamo fare nulla, quindi anche qua mi conviene l'attacco cop, mentre invece voi farete le rune per colpire tutti. Ah, tempesta. Ok. Vediamo quanto dura. Allora, sono ancora tutti in forma, però nessuno piegato tipo come se fosse infortunato. Mamma che difesa fisica.
Lui giustamente non ha nessuna difesa, Rug. Ovvio, è normale. Ok, anche lui adesso è piegato. Ah, goccia gentilezza. Vabbè, non cambia molto. Olè. Peccato per Rug, poteva essere buono. Madonna mia, direttamente al 50 Lens. Pazzesco, quanta esperienza. Very impressive, Your Highness. You may look impressive, but you're just as inept as ever, I see. Master. The other ships have all gotten away. Are you happy now? I suppose I am. I don't remember teaching you to fight so brazenly. I couldn't hope to surpass you if I only used what you taught me. Well, don't think you've surpassed me with this folly of yours. You're as harsh as ever. I'm sorry for failing you as a student. A student isn't supposed to die before a master, you fool. You fool. That's the worst sin a student can commit. Ricordiamoci che lui ha fatto tutto questo solo per dimostrare di non essere un traditore. Cioè, è andato a morire, praticamente. Kilderic e il generale Novum sono scappati a Stormfist, vostra altezza reale. Sono lieta che siamo riusciti a conseguire il nostro obiettivo iniziale. Dean e io abbiamo riconquistato Sabol, avreste dovuto esserci. Abbiamo anche scacciato oltre i confini il corpo montano del sud di Armes e abbiamo ucciso Gidan Guiso. Avete fatto un ottimo lavoro. Finalmente, siamo riusciti a riconquistare le terre invase da Armes. Già, ma non riesco a credere a tutti i problemi che abbiamo affrontato per ristabilire la situazione. No, no, voi umani sapete davvero come sistemare le cose. È vero, non siete male per essere degli umani. Odio dirlo, ma a un certo punto ho pensato che eravamo spacciati, ma voi umani gliel'avete fatta vedere. Gli ultimi eventi devono essere stati molto umilianti per Godwin. Per salvarsi è arrivato ad allearsi con Armes, una nazione che odia, ma il suo piano è fallito. Dubito che abbia altri assi nella manica, anche se non è il tipo che si arrende pacificamente. Sono d'accordo. Se avesse voluto arrendersi, lo avrebbe fatto prima di coinvolgere Armes in questa guerra. La vostra è una saggia osservazione, Lady Mercer. E poi non penso che l'alleanza con Armes fosse parte della sua strategia vincente. È più probabile che servisse solo a guadagnare del tempo, per preparare la prossima mossa. Alto comandante, vi prego, perdonatemi. A causa del mio fallimento, il corpo dei marini occidentali... Oh, Alenia, non devi darti la colpa per quel che è successo. Dobbiamo considerarci fortunati che l'eminente Shula Valia sia tornato a casa senza battere ciglio. Ma, alto comandante, Armes è servita allo scopo. Ci serviva solo come distrazione per gettare le basi della prossima mossa del nostro piano. E quale sarebbe esattamente il tuo piano? Abbiamo dei dubbi, vero? Stiamo facendo solo ciò che è meglio per Falena. Sotto il nostro controllo, Falena diverrà la nazione più rispettata del mondo. Unita, pura, perfetta. Bah, nessuna nazione è perfetta. Beh, Lady Sialitz, volete tirarvi indietro? Perché me lo chiedi? Oh, così, tanto per chiedere. Forse vorrete essere così gentile da farmi un favore? Dipende dal tipo di favore. Allora, di che si tratta? Potete anche rifiutare, ma non so perché sono sicuro che accetterete.
Loro comunque sì, e Godwin possono avere tutti i difetti del mondo, ma essendo comunque dei nobili sono degli ottimi strateghi. Quindi ci sta. Allora, detto ciò, sia Stormfist che Solfalena sono finalmente a portata di mano. Distruggiamo prima Stormfist o ci concentriamo su Solfalena? Entrambe le opzioni hanno pro e contro. Ok, noi però prima, un secondo, dobbiamo andare al terzo piano. Perché dico questo? Perché devo controllare quanti personaggi abbiamo controllato. Se ho fatto bene i calcoli, e in teoria del gioco adesso dovremmo essere praticamente alla fine dei personaggi reclutabili, non dovrebbero mancarne tanti. Considerando anche il fatto che, se non sbaglio, 3 o 4 dovrebbero unirsi automaticamente con i prossimi eventi che faremo. Quindi me ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Per cui ok, dovremmo esserci. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare. Oddio, dove dovevamo andare? Ad Hirschville, forse? Eh sì, perché si trovano là. Però non so se ci posso andare ora. Forse sì, ci posso andare ora. Vediamo, fammi controllare. Ecco, no. Ah no, dove desideri andare? Ok, perfetto. Ok, ritorniamo qui, ad Hirschville. E dobbiamo entrare praticamente. Oddio, c'era una casa, un palazzo dove doveva entrare. Uscita base navale. Allora, aspettate un secondo, perché devo un attimo ricordare dove andare. Devo orientarmi un secondo, perché qua è un casino. Ecco qua, sì. Perché qua noi non ci potevamo andare prima. Amministrazione, perfetto. Eccolo qua. Sì, che c'è? Oh, sei di quelli dell'esercito ribelle che... Cielo, non può essere, scusa. Ma sei vestito come un ribelle. Potresti essere arrestato per il vostro aspetto, sai? In fondo la base navale di Hirschville è sotto il controllo dei Godwin. Tutte le navi destinate a Estrise sono state spedite qui, dopo che l'esercito ribelle ha conquistato quella regione. Sono letteralmente oberato dalle ricevute di carico e scarico, perciò non ho tempo da perdere a chiacchierare con un ragazzino come te. Ok, vediamo se mi dice la stessa cosa. Ok, sono occupato, per accomodarti fuori. Credo che non dovrebbe dirmi più niente. Ok. A questo punto... possiamo ritornare indietro. Cioè, a castello. E dobbiamo andare esattamente al ristorante, se non mi ricordo male. Credo che sia il ristorante. Comunque, ora lo vediamo, perché... Cosa credi di fare? Credi che impersonare il capo dell'esercito ribelle sia divertente, vero? Questo è tradimento, sai? Sarai pure solo un ragazzo, ma non significa che non ti possa sbattere in prigione. Ah, certo, perché tu non mi fai passare da lì. Ok, allora niente, devo riprendere la nave e fare tutto il giro. Ok, andata alla taverna, che sarà praticamente nella parte più bassa praticamente del castello. Non male, vero mamma? Ottimo vino, eh? Sì, solo che questo vino viene da Kanakan. Altro riferimento. Tutte le merci da Kanakan passano da Hirschville. Dove diavolo l'hai preso? Diciamo che l'ho trovato. Ho saputo che sei anche riuscito a mettere le mani sui medicinali di Nagarea e scudi di Zeland, vero? Faresti bene non immischiarti in affari strani, capito? Certo che no, tesoro. Non sono io quello con le mani sporche. È questo che vorrebbe dire... No, niente. Ci vediamo allora. Ti voglio bene, mamma. Ehi, fermati. Oh cielo. Esatto.
Capite? C'è qualcosa che è un po' sospetto. C'è qualcosa che è un po' sospetto, perché lui ha detto: non sono io quello ad avere le mani sporche. Quindi c'è qualcuno che effettivamente lo sta aiutando. A questo punto dobbiamo tornare nuovamente dove siamo stati prima, quindi a riparlare di nuovo con quel funzionario della città di Hirschville. Ah no, forse aspetta, dov'è che dovevamo andare? Era di qua forse? Era tipo qua. Nel... no, forse era l'altra porta? Sì, forse era questa, sì. Ok, eccoci qua. C'è tutta la merce, grazie ancora. Oh, non è niente, non è roba mia. Esatto, vedete? E tu chi sei? Oh, oh. Ah, per fortuna è solo il principe. Ci hai spaventato, amico. Il principe? Vuoi dire che è quello vero? Certo che è quello vero, il principe Joe, in carne e ossa. Beh, perbacco. Se si viene a sapere, non uscirà mai vivo dal porto. Ah, il principe non si lascia preoccupare da dettagli del genere. Bah, nessuno di speciale, è il solito burocrate corrotto. Principe, questo è il mio vecchio amico, Hallett. È diventato un maledetto burocrate per i Godwin, ma non ha mai abbandonato le vecchie abitudini da delinquente. Adesso mi molla sotto banco delle merci contraffacendo le ricevute. Se non fosse per i miei crimini, l'esercito di Avalanche non avrebbe delle merci tanto preziose. Non c'è dubbio. Ah, principe, non dovete assolutamente preoccuparvi. Non è che vi do tutte queste merci perché ho un animo caritatevole. È solo che ho in ballo una scommessa con un mio amico sulla guerra tra voi e i Godwin. Io ho puntato su di voi, quindi faccio solo la mia parte per riscuotere la vincita. So che qualche merce presa al mercato nero non fa molta differenza per voi, ma devo provarci lo stesso. Ma come hai fatto a trovare un altro burocrate disposto ad accettare una scommessa tanto stupida? Stai scherzando? Noi non abbiamo scrupoli e poi non abbiamo giurato fedeltà ai Godwin. Se i Godwin perdono, i burocrati acclamerebbero subito il principe, pronti a servirlo. Beh, meglio che vada prima di suscitare dei sospetti per la mia assenza. E io devo portare il carico di oggi al castello di Alba. Bene, principe, io vado avanti. Tornate a casa presto e non fatevi beccare. Addio. Ok, adesso che abbiamo visto questa scena, dovrà passare un po' di tempo, che sarà il tempo necessario in cui io farò, diciamo, altre quest, recluterò altre persone, eccetera, eccetera. Perché dopo passato un po' di tempo dovremo ritornare all'amministrazione, dove ci verrà detto che Hallett praticamente se n'è andato. Però dove se n'è andato? Ovviamente nel nostro castello. Quindi lo ritroveremo alla taverna e da lì praticamente diventerà il nostro alleato. Quindi diciamo che questa cosa adesso la possiamo fare quando e come vogliamo. Però era importante triggerare subito questi eventi, perché poi ci serve Hallett per poterci parlare dentro il castello, perché altrimenti sarebbe stato più difficile parlarci qua, dato che qui siamo praticamente verso le parti finali del gioco e quindi dobbiamo chiudere praticamente i nostri reclutamenti. Ok? E quindi ci sta. E tra l'altro, se non ricordo male, questo personaggio ci dava la possibilità anche di sbloccare un nuovo minigioco, ovvero le scommesse sui dragoni. Cioè noi praticamente possiamo scommettere i soldi come le corse dei cavalli, praticamente, no? E lui sarà il nostro scommettitore ufficiale. Ok, detto ciò, abbiamo ancora da reclutare qualcuno e non immaginerete mai chi effettivamente sarà possibile reclutare. Diciamo che tutti questi reclutamenti che faremo ora sono dei reclutamenti che molte volte, specialmente durante le prime run o comunque in generale durante i vari gameplay, sfuggono, perché sono dei reclutamenti che uno non si aspetterebbe, letteralmente non si aspetterebbe, sia per eventi passati e sia per quello che potrebbe condizionare il futuro. Però ragazzi, sono effettivamente personaggi reclutabili e ora vi farò vedere di chi stiamo parlando. Però per fare questo dobbiamo andare a Yashuna, al villaggio di Yashuna,
Già, dobbiamo ritornare al villaggio di Yashuna. Quindi, armiamoci di pazienza, ormai siamo veramente agli sgoccioli, soprattutto per quanto riguarda i reclutamenti, perché già me ne mancavano quanti? 6? Uno era questo, quindi 5. Ora ne prenderemo 3. In teoria sì, dovremmo essere praticamente alla fine. Allora, Yashuna. Ok, a questo punto dobbiamo andare alla locanda. Però qual era la locanda? Questa, se non sbaglio, vero? La grande locanda, sì, la grande locanda. E devo salire sopra, no? Perché... no. No, forse ho sbagliato. Non era questa la locanda? Ma io mi ricordo che era questa. Forse prima devo triggerare il dialogo con Lucrezia, mi sa, eh? Non vorrei dire una cagata. O forse era questa la locanda? No, neanche. Eh no, mi sa che prima devo triggerare il dialogo con Lucrezia per far scattare la scena. Sì, perché... No, non ve lo voglio dire, non vi voglio spoilerare questa cosa. Cioè, voglio che comunque anche chi lo guardi per la prima volta e lo guardi da blind possa dire: wow, incredibile, guarda che cosa si può fare, guarda addirittura chi si può reclutare. Cioè, voglio che ci sia comunque anche un po' di stupore. Quindi no, mi sa che prima devo parlare con Lucrezia. Devo triggerare praticamente la decisione, non dico finale, ma quasi. La quasi decisione finale. Quindi... ritorniamo al castello. E andiamo sopra. Andiamo alla sala della guerra. Anche perché ora comincerà poi, diciamo, tutto il mio... Cioè, prenderò comunque una piccola pausa dalle registrazioni, perché partirà la mia campagna per il pre-farming finale. Perché dovrò comunque farmare e livellare, costruire gli equip, rune e tutto per i miei personaggi finali. Ecco qua. Ah, Vostra Altezza, tempismo perfetto. Abbiamo ricevuto una lettera molto interessante dal villaggio di Yashuna. Ah, ecco, esatto. Sembra che Shula Valia, comandante del corpo dei marini occidentali di Armes, vi voglia incontrare, Vostra Altezza. Si trova già al villaggio di Yashuna con un paio di assistenti. Alloggiano alla locanda del villaggio. Ah, ecco, vedi, era di trama. E cioè mi ricordavo di no. Ma come? Prima invade la nostra nazione e poi vuole incontrare Sua Altezza? Ci sta prendendo in giro di sicuro. Se permettete, Vostra Altezza, vorrei andare subito là a tagliargli la gola. Calmati, Cius. Che ne pensate, Vostra Altezza? Cosa farei? Vediamo. Io andrei a incontrarlo. Ma, mia signora... è troppo rischioso, di sicuro è una trappola. Ne dubito, dopotutto sono solo in 3. E poi cosa ci potrebbe guadagnare Shula a tenderci una trappola? Mia signora, forse avete anche ragione, però... il corpo dei marini occidentali non ha praticamente toccato Estrais. Ci sono state delle piccole scaramucce, ma sono state sempre promosse dalle forze di Estrais. Non sono diventate battaglie vere e proprie perché Shula ha deciso di limitare le sue azioni. Non siete curiosi di sapere cosa ha da dire Shula al principe? E allora? Ok, va bene. Ma solo se mi permettete di accompagnarvi in qualità di vostra guardia del corpo, mia signora. Verrò anch'io. Ho già detto che non c'è motivo di preoccuparsi. Comunque, mi fa piacere farmi un viaggio con voi due ogni tanto. Quindi loro entrano addirittura in squadra. Ok. A questo punto possiamo effettivamente andare a Yashuna. Ecco, io mi ricordavo che questa cosa si poteva fare anche al contrario, nel senso noi andavamo
in un certo senso potessimo andare prima a Yashuna, incontrare e poi parlare con Lucrezia. Invece no, perché è una cosa che si deve fare effettivamente di trama, quindi è tutto praticamente un susseguirsi di eventi e di roba. Comunque sì, magari i più esperti o comunque quelli che già conoscono il gioco sanno effettivamente che cosa stiamo andando a fare. Eh già, reclutare altri 3 personaggi, 3 o 4, quanti erano? 3? Sì, forse erano 3 perché erano i 3 generali, perché Gidan è morto, quindi sì, dovrebbero essere 3. Ecco qua. Ah, Vostra Altezza Reale Principe Joe e Lady Lucrezia Mercer. Grazie per essere venuti a trovare. Grazie per esserci venuti a trovare. Mi chiamo Sharmista e sono un ufficiale del Corpo dei Marines Occidentali agli ordini del comandante Shulavalia. È un piacere incontrarvi. Vi assicuro che il piacere è tutto nostro. Mi spiace di avervi dovuto chiedere di venire fin qua. Normalmente saremmo venuti al vostro castello. Tuttavia, il mio comandante voleva un incontro non ufficiale. Basta con le sciocchezze, andiamo al sodo, va bene? A costo di essere scortese, vi dico che non mi fido nemmeno un po' di voi. Se fate una minima mossa contro la mia signora, vi ucciderò sul posto. Vi prego, perdonatemi, ma prendono il loro lavoro un po' troppo sul serio, soprattutto lei. No, no, hanno ogni diritto di essere sospettosi. Comunque sono contenta che abbiate deciso di venire. Il comandante vi aspetta al secondo piano, da questa parte, prego. Ok, anche lei è entrata nel party. E tra l'altro lei non combatteva, se non sbaglio, forse sì. Ah no, lei combatte, ok. Mi ricordavo di noi in realtà. Boh, non so perché. La stanza è questa. Eccoli qua. Comandante, Sua Altezza Reale il Principe Joe, Lady Lucrezia Mercer sono qui per vederla, signore. Grazie, Sharmista. Avanti, avanti. Potete entrare. Vostra Altezza, lasciate che entri io per primo. Se è una trappola di Armes, sarò lieto di sacrificarmi. Eh già. Però, ragazzi, no. Nessuna trappola. Assolutamente. Greetings. I am honored by your presence. Let me introduce myself. My name is Shulavalia. Che è un uomo. It is a pleasure to meet you. I am Lucretia, the prince's tactician. Sure is easy on the eyes. There she goes again. I'm sorry, this is my bodyguard, Nifsara. Please, pay no attention to what she says. A quello che dice. Speravo di poter parlare facendo un bel bagno nelle famose sorgenti calde di Yashuna. Ma sembra che le sorgenti si siano prosciugate, almeno per ora. Esatto, che se vi ricordate bene, era ciò che abbiamo scoperto quando abbiamo reclutato l'altro castoro. Oh, non deve essere per forza una sorgente calda, un bagno normale andrà bene per me. Mia signora, no, assolutamente no. Credo che lei preferisca farsi una doccia. E io che speravo di poter insaponare la schiena di questo bel ragazzo. Attenta a come parli. Come osi rivolgerti a Sua Altezza in questo modo, sgualdrina di Armes? Calma, Lelei. Stavamo dicendo? D'accordo, arrivo subito al punto. Mi scuso per la mia recente intrusione nelle vostre terre, ma non è per questo che ho voluto incontrare Sua Altezza. La verità è che io, Sharmista e Nifsara, vorremmo lavorare per voi e Sua Altezza. Io non lavorerò con quella sgualdrina di Armes, non la farò avvicinare né al principe né alla mia signora. E tu, razza di... androgino, stai attento se non vuoi fare una brutta fine. Vostra Altezza? Aspettate! Cos'è che volete veramente? Questo non è un trucco di Armes. Volevo portare con me tutto il corpo dei Marines occidentali, ma sarebbero stato un peso eccessivo per voi. Perciò ho pensato che almeno noi 3 dovevamo offrirvi il nostro aiuto. Questo lo dici tu. Dov'è il tranello? Temevo che non mi avreste creduto, però vi giuro che... dico la verità. Perfino Armes vorrebbe vedere la vittoria di Sua Altezza in questa guerra civile. Potresti spiegarti? Vedete, anche Armes come Falena ha delle crepe che ne minano l'unità. Sparna, comandante del Corpo Montano del Sud, e la sua fazione hanno agito da soli durante la recente invasione. Come ricompensa per l'appoggio del comandante Sparna, Godwin ha permesso di cedere ad Armes le terre dei Barrows.
Cosa? Comandante Sparna ci ha creduto e ha convinto varie fazioni del Gran Consiglio dei Clan. Nel frattempo, Godwin ha continuato a studiare con grande alacrità la Runa del Sole. Quando avrà il controllo completo della Runa del Sole, la userà per conquistare Armes. Non ha nessuna intenzione di cedere le terre che aveva promesso. Vuole tenerle tutte per sé. Era una promessa vana fin dall'inizio. Alla fine gli anziani del Gran Consiglio dei Clan lo hanno capito, ma non prima che il comandante Sparna se ne tornasse ad Armes con la coda tra le gambe. Godwin non può rimanere nel Palazzo del Sole. Armes avrà molti più vantaggi se sarete voi a regnare. Sua Maestà il Re e il Gran Consiglio dei Clan sono dello stesso avviso. Ecco perché ci hanno mandato qui in via non ufficiale per darvi tutto l'appoggio che vi può essere utile. Non fare l'innocente, quel che avete fatto è stato solo nell'interesse di Armes. È vero, ma la politica è così, fare ciò che è più vantaggioso per se stessi. Che dobbiamo fare, Vostra Altezza? Personalmente credo che dovremmo accettare la loro offerta. Oh, grazie Vostra Altezza, sono lieto che abbiate capito. Se questa è la vostra decisione, Vostra Altezza, la rispetto, ma... è l'ultima volta che vi avviso, non toccate il principe, non toccate la mia signora, soprattutto tu, Sgualdrina. Beh, se non si fosse capito, lei è palesemente innamorata di Lucrezia, ma questo penso che già era abbastanza chiaro. Ma certo, beh, siamo lieti di poterci unire a voi, al vostro servizio. Non preoccupatevi, principe, farò in modo che nessuno rovini il vostro bel visino. Esatto. Altri 3 reclutamenti praticamente agli sgoccioli. Ragazzi, siamo veramente ormai agli sgoccioli del gioco. Manca veramente poco, letteralmente poco. Manca veramente, veramente poco. Ok. E a questo punto abbiamo praticamente reclutato quasi tutti. Se i calcoli adesso sono giusti, dovrebbero mancarmene 2. Dovrebbero esserci soltanto 2 spazi, almeno penso, perché uno è per l'appunto il personaggio, diciamo, opzionale, che in questo caso è lo scommettitore di cavalli, e l'altro è il personaggio che abbiamo preso al posto della maga che Jin ci avrebbe detto di andare a trovare. Quindi diciamo che ancora potremmo reclutarlo, però eccola lì. Ick, mio fra... Eh? Ah, niente. Yuma? Che ci fai tu qui? Io mi chiamo Josephine. Yuma è un nome così provinciale. Ancora con queste sciocchezze? Sei proprio una birba, sorellina. Cosa? Sorellina è chi? Non ho la più pallida idea di cosa vai cianciando. Eh già, ragazzi. Devo chiederle scusa, principe Joe. Lei in verità è la mia sorellina, Yuma. Mi vergogno ad ammetterlo, ma qualche tempo fa è scappata di casa. Non facevo che chiedermi dove potesse mai stare. Non avrei mai e poi mai immaginato che si fosse rifugiata qui a Falena. Che modi, una sorella davvero indegna. Yuma? Cosa? L'esercito del principe Joe sta combattendo contro il corpo montano sud di Maha. Cosa pensi che succederebbe se si sapesse che la figlia della più grande casata di Valia è coinvolta? La casata di Valia verrebbe tacciata di tradimento e la gente penserebbe che il principe sia in combutta con Armes. E come se non bastasse, tu stessa diventeresti bersaglio di non pochi attacchi. E se non ci arrivi, vuol dire che invece di sorella indegna, meriti piuttosto l'epiteto di perfetta idiota. Ah, sei un fratello cattivo, ecco, guardate l'immagine di Josephine, dove lei è sempre stata posata, tutta perfetta, incazzata come un mostro. Non c'era bisogno di metterla giù così dura, ah! Ecco, via, a posto. Almeno il buon senso di non correre fuori. Sono spiacente, grazie per aver badato la mia sorellina. Eh sì, ragazzi, lei è la sorella. Allora, andiamo a vedere se nel frattempo è spuntato anche Halet. Vediamo se già il tempo è trascorso, anche se io non credo, eh. Ancora forse un po' troppo presto, però... però potrebbe già scattare. Nel frattempo guardate tutti gli elfi con Cornelio, perché abbiamo completato la side quest, in questo caso. Allora, scendiamo sotto.
Vediamo se già spunta alla taverna il nostro amico. No, ancora, ancora no. Ah, no, è vero, dobbiamo andare prima... È vero, dovremmo andare prima a vedere... Cioè, dovremmo andare a parlare con il palazzo... È vero, dobbiamo ritornare prima a parlare nel palazzo del... diciamo, della contabilità o quello che è, dell'amministrazione, ecco. Perché loro ci informano che se n'è andato. E poi lo troveremo qui al bar, quindi andiamo a vedere. Quindi, Ashville. Allora, andiamo sempre verso l'amministrazione. Ok, vi faccio strada perché io non mi ricordavo dove si trovasse, però adesso che lo so, vi faccio vedere dove si trova perché magari chi ha necessità di capire dove deve andare lo sa. È molto facile in realtà la strada, sono io che giustamente, non avendo la minimappa e non avendo la possibilità di orientarmi bene, mi perdo in un bicchiere d'acqua. Eccolo qua, vedete? Che c'è? Oh, Alet, hanno scoperto che simpatizzava con l'esercito ribelle ed è scappato prima di essere stato catturato. Chissà dove ora. Ok, perfetto. Quindi già una volta ricevuta questa notizia vuol dire che lui è al castello. Quindi adesso che sappiamo che se n'è andato, possiamo riprendere la nave e tornare al bar per trovarlo lì. Almeno in teoria dovrebbe già spuntare lì. Allora, Castello Alba. Dovrebbe già spuntare lì, eh. Io ora non lo so di per certo, ma dovrebbe spuntare lì. Allora, qui diventa un po' fastidioso il fatto che ora, essendo il castello di livello 3, ci sono più piani da percorrere. Quindi quando ritorniamo con la barca, vedete, ci sono più zone che devo risalire a piedi, perché non c'è l'ascensore là sotto. Ed è un po' una rottura di scatole. Sì, è decisamente una rottura di scatole. Quindi, riscendiamo. Comunque ragazzi, sì, ormai siamo veramente agli sgoccioli, eh? Siamo praticamente alla fine. Siamo letteralmente alla fine del gioco. Ormai manca veramente pochissimo. Ok, dovrebbe essere di qua, se non sbaglio. Che poi, vabbè, potevo... Cioè, io faccio sto giro perché ormai ho imparato sto giro, ma in realtà potrei andare anche da un'altra parte a muovermi. È che io ormai ho imparato sto tragitto, che tra l'altro è più lungo del normale. Però vabbè, ormai... Ok, eccolo lì. Ehi, principe, questo è proprio un bel posticino. Questo fesso si è fatto scoprire ed è stato costretto a svignarsela. Non aveva nessun posto dove andare, quindi l'ho portato qui. Scusate se non vi ho chiesto il permesso, principe. Ecco, perché non ti unisci a noi? Non è una cattiva idea. Ok, d'accordo, sempre meglio che essere un anonimo passascartoffie. Ragazzi, e lui... Poteva essere praticamente un personaggio reclutato dentro il castello, ma non reclutato. Bene, allora darò un'occhiata in giro per vedere come posso essere utile. Ovviamente se vinco la scommessa non avrò bisogno di lavorare. E se invece perdi, non ti rimarrà un soldo. Ah, non fare il santarellino. Bene. Ok. E fatto questo, andiamo al terzo piano. Andiamo a controllare se abbiamo fatto tutto bene, perché in teoria dovrebbero mancarmi due slot di reclutamento adesso, giusto? Perché io non ho reclutato praticamente Ersh, là come si chiamava, che era praticamente la maga amica di Jin, che non l'ho voluta reclutare apposta. Quindi dovrei avere soltanto due spazi liberi, quindi uno e due. Gli altri già dovremmo averli tutti praticamente, giusto? Ok ragazzi, sì, perfetto. Quindi siamo pronti anche per il perfect ending. Quindi va bene così, abbiamo fatto una bellissima run. Spero che ovviamente vi sia piaciuta in generale, perché qui diciamo che qui c'è stato tanto lavoro dietro, anche di memoria.
Non vi nascondo che comunque qualche cosa me la sono andata a ricontrollare, perché non ero sicuro ovviamente, però bene o male la mia memoria il più delle volte ha funzionato, e questa è una cosa che mi fa piacere, mi fa veramente piacere. Ok, detto ciò, io direi che per questa puntata possa essere tutto, perché la prossima puntata sarà l'assedio di Stormfist, quindi la capitale, o comunque il luogo dove tutto è cominciato, dove c'era l'arena, dove c'era il territorio di Godwin, e quindi stiamo letteralmente avanzando a riconquistare tutta Falena. Mancano Stormfist e manca Sol Falena, quindi siamo letteralmente agli sgoccioli, letteralmente agli sgoccioli. Detto ciò, noi ci becchiamo alla prossima, quindi grazie ancora per essere stati con me e bye bye.